1,5. Un chilometro e mezzo. Mm-hmm. E scende per un centinaio di metri sotto terra. 120. Cari amici di Ercole, oggi sono felice di invitarvi in un luogo al quale sono molto affezionata, in compagnia di un caro amico che non vedevo da un po' di tempo. Johnny Saporito oggi ci ospita nella sua mitica cava. Siamo sulle colline della Croara, all'interno del Parco dei Gessi Bolognesi, e quindi Bologna praticamente, perché siamo sopra Bologna e dietro la curva qui si può godere di una bellissima vista di tutta la città. Anche i confini d'Italia si vedono. Si vede tutto qui. Sì, sì, sì. E questo è un luogo un po' magico e anche un po' misterioso. Dobbiamo dire che questa è stata una cava utilizzata per l'estrazione del gesso fino al 1976 e tu l'hai acquistata 10 anni dopo, nel 1986. Sì. Ma come ti è venuto di... È che stavo, ho vissuto qua, dicevo, per questo, tutti i giorni venivo da casa e venivo qua a guardare, a vedere, a esplorare. A esplorare perché, questo perché Johnny Saporito è uno speleologo, lui è nativo di Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno, quindi è un luogo dove hai cominciato fin da ragazzo a esplorare queste bellissime grotte che ho avuto l'onore di conoscere anch'io, e per poi continuare l'attività speleologica a Bologna, addirittura fondando un gruppo speleologico 40 anni fa, nel 1983, il Corpo Volontario Soccorso Civile. Sì, era anche negli anni 80, 76, questo gruppo, sì. No. E questa cava ha uno sviluppo di un centinaio di metri all'interno dell'affioramento gessoso e intercetta anche alcune cavità naturali. Si è estratto il gesso e una particolarità qui vive una delle colonie di chirotteri, quindi di pipistrelli, tra le più grandi dell'Emilia Romagna. Il biologo Giuseppe Rivalta dopo ci darà qualche dettaglio, mi pare di ricordare, sui 4.000 esemplari. Questo è il punto in cui nel 1983 fu trovata Leonarda Polvani, famoso delitto di Bologna. Anche un luogo di mistero perché i bolognesi hanno dei ricordi di cronaca nera. Qui nel dicembre del 1983 è stata trovata Leonarda Polvani, una 28enne disegnatrice di gioielli. Dopo 4 giorni che era scomparsa, fu trovata proprio in queste cavità. Okay, sì. Ancora 3 anni prima che tu prendessi la cava. Sì. E è stata teatro di messe nere. Noi prima abbiamo visitato la Santa Barbara, quindi il luogo dove venivano tenuti le parti esplosive per lavorare in cava. Sì, in quella parte l'abbiamo usato tutto, quelli che avevano creato loro quando l'ho presa. Ecco. Lì venivano fatte anche delle messe nere. Sì. E questo luogo, lo dobbiamo ricordare, sempre per quanto riguarda la cronaca, è stato teatro di alcuni incidenti mortali. Ricordiamo uno nel 1993 e nel 2010 ricordiamo Mariano Cologna, che abbiamo cercato per 2 mesi circa. Purtroppo la neve lo aveva nascosto, era precipitato proprio in questo punto e lo abbiamo ricordato anche con una messa nel 2011 qui in cava. Sì, abbiamo proprio era Mariano, uno studente trentino di 27 anni. Lo stanno cercando ancora gli uomini della Protezione Civile, del Soccorso Alpino Speleologico, Guardie Ecologiche Volontarie, per un totale di circa 160 persone. Sono divisi in 4-5 aree. Più arrivano volontari, più si formano aree e zone, e le ricerche sono condotte dai cani, seguite a ruota dai volontari. Della parte speleologica siamo in 6. Siamo stati raggiunti da tecnici del soccorso del Trentino. In questo momento stiamo organizzando squadrette di 3 persone autonome che batteranno fianco a fianco, braccio a braccio, una zona che si trova alla base della Ponticella, quindi partiremo più o meno da dove è stata trovata la bicicletta. Non è certamente il sito migliore per cercare una persona in queste condizioni con la neve per terra. Ci sono 10 unità cinofili nostra e 4 del Trentino, quindi per un totale di 14 cani. Sono
con Giuseppe Rivalta, biologo, speleologo. Ricordiamo che noi siamo in questa excava IECME al Monte Croara, che è una zona dove ci sono tantissimi affioramenti rocciosi, cavità carsiche, il Parco dei Gessi Bolognesi con oltre 300 cavità, e sono stati fatti molti ritrovamenti. Tra l'altro abbiamo la Cava Filo, che è un altro posto qui nella zona della Croara. Un sito veramente importante perché a livello italiano è certamente il posto dove sono stati più ritrovati scheletri di Bison Priscus, oltre al cervo megacero gigantesco, eccetera, eccetera. E fortunatamente questo materiale è finito dentro al Museo Donini di San Lazzaro, grazie a Gabriele Nenzioni, che ha saputo allestire un museo veramente moderno a livello europeo. E ancora da questi studi vengono fuori nuove informazioni. Tutti gli anni ci sono periodi di circa un mese e mezzo di scavi dentro all'ex inghiottitoio della Cava Filo, e abbiamo altri siti dove stanno cominciando a uscire dei materiali paleontologici. La Vena del Gesso, siamo nel regno delle rocce sedimentarie, in questo caso qui evaporitiche, che si sono formate 6 milioni di anni fa nell'era del Messiniano. Sono particolari perché rispetto al carbonato di calcio hanno questi cristalli molto evidenti, diciamo selenitici, perché rispecchiano un po' la luce della luna, e sono particolari. Per formarsi le grotte hanno bisogno sempre di tre aspetti geologici: hanno bisogno della roccia, che può essere disciolta nell'acqua, il solvente, che è poi l'acqua, e poi le crepe, e si formano questi mondi ipogei molto belli, ecco. E contengono anche delle argille queste formazioni, infatti sono un po' difficoltose quando si scendono nei pozzi, perché con l'acqua diventa molto scivolosa. Guardi, sono questi di Santa Barbara, vedi? Sì. Questa è una Santa Barbara dove si metteva l'esplosivo. Qui c'erano, vedi, il trapano dove facevano i fori e poi inserivano dentro i candelotti. Ovviamente lo scavo era, facevano tanti fori, mettevano dentro i candelotti, facevano esplodere, collassava, portavano via la ruspa e si andava avanti così. Tutta la zona dei gessi ha avuto degli anni molto tristi per via dello smantellamento progressivo delle banconate di gesso da parte delle cave. C'erano numerose cave che lavoravano qua, con anche non moltissima gente che ci lavorava dentro, per cui il gruppo Speleo si diede veramente da fare anche a trovare eventualmente un lavoro nuovo per queste persone. Quindi non volevamo chiudere per ragioni puramente cosiddette ecologiche, come tante volte si dice oggi. No, volevamo essere concreti e salvare le grotte e i gessi bolognesi. E qui ci si riuscì, grazie anche al comune di San Lazzaro, che capì l'importanza di questo problema e che si attivò. Un problema del genere risolto, quindi questa cava in cui siamo è quello che rimane di un pezzo di montagna di Monte Croara, che tra l'altro aveva, c'è una foto di Luigi Fantini che la mostra ancora intera, la montagna, e c'era anche una parte romana che è stata distrutta. Adesso abbiamo un problema non più qui da noi, ma in Romagna. La cava di Monte Tondo, eccetera, nei gessi sopra Brisighella, eccetera, è diventato un vero problema. Quindi là ci sono i gruppi speleo e naturalistici della zona che stanno lottando perché, come gruppi emiliano-romagnoli, stiamo cercando di ottenere un ok dall'UNESCO, è cosa che sembra che vada avanti, insomma, proprio per la particolarità estrema di questo piccolo territorio. L'abbiamo creata noi proprio questo qua, proprio quando... Guarda, posso raccontare una cosa? Ci eravamo persi di vista per diverso tempo, per ragioni di lavoro, eccetera. Poi un giorno passo qua dalla cava, vedo che è aperta, vado a vedere, poi dietro al cancello c'era Johnny. Johnny, ciao, ben arrivato, ben trovato, eccetera.
e insomma con lui mi ha portato in fondo. Era l'epoca in cui c'erano ancora i pipistrelli in svernamento nella parte profonda. Sono rimasto colpito, veramente, perché si parla di 4.000 esemplari in certi anni. E da lì è nato tutto un... abbiamo creato in poche parole un altro gruppo, nel senso, l'abbiamo chiamato con quei ragazzi del parco, eccetera, quelli della notte, che c'era quella vecchia trasmissione. E da lì abbiamo fatto un sacco di incontri, ricerche, conferenze, pubblicazioni, anche insieme ovviamente al gruppo speleologico bolognese di cui faccio parte, e quindi si è scoperto che qui nella zona della Croara abbiamo un numero di specie elevatissimo, più di 20, ed è un posto veramente importante per lo svernamento. E quindi grazie a Johnny che con questa cosa facevamo le catture, tutte quelle autorizzate, con le reti, eccetera, è stato un lavoro molto proficuo. Johnny, insomma, quando vieni qui tu sei nel... Nell'altro mondo, sono in alto qua, so, invece di essere sotto mi sento in alto, ecco, quindi... Ma è vero che tu... Negli anni 80 dovevi comprare una casa, no? E invece hai comprato una cava e dovevate comprare una casa con tua moglie. Com'è andata questa cosa? È un po' con decisione, una cosa. Ho comprato questa e poi ho fatto un altro sacrificio e poi ho comprato anche la casa. Quindi con l'arte, ecco. Questa è casa tua? Diciamo che ho vissuto parecchio, ecco, nelle giornate, anche dormito, ecco, quindi. Questo è per te. Sì, quando ci siamo infernali, ti ricordi? Gessi bolognesi. Aspetta che stavo... Presentazione. Con maglia. La maglietta ricorda un evento molto bello, cioè quando negli anni 80, con la stessa passione che ci accomunava alla speleologia, decidemmo di fondare questo piccolo gruppo di amici, chiamato Infernali, ma nulla a che fare con l'occulto, ma dall'omonima dolina che si trova sopra il Farneto, quindi la dolina dell'inferno, dove era nostra abitudine veramente andare a cercare grotte, e cose nuove, ecco, nell'ambito speleologico. Perché noi eravamo reduci del corso spelio di quegli anni lì e grazie a Johnny è stato l'unico è stato lui era esausto dopo il corso spelio di portarci in giro e portarci qua in palestra per fare, andare esattamente come diceva Ugo nella dolina dell'inferno, dove abbiamo fatto le nostre prime esplorazioni, le nostre prime dove ci siamo appassionati ancora di più alle grotte. È stato un vero trascinatore il nostro amico Johnny, veramente, tanto vero che ci ha portato insieme a fare delle belle scoperte, tra cui quella non indifferente nella 1981, Beppe, ti ricordi? Sì, il pozzo presso il Pozzo di Sant'Antonio, il collegamento del pozzo. Un grande complesso, con l'acqua fredda. Comunque il gruppo Speglio per noi sono delle seconde famiglie, cioè noi abbiamo la famiglia vera e la seconda famiglia è il gruppo speleologico, cioè viviamo i fini settimana tutti assieme bene. A condividere la passione. I figli delle grotte. Chi c'è con la barba, chi è senza, chi... sono passati 43. Sì, sì. Si vede che andare in grotta non si invecchia. E termina qui la nostra puntata di Ercole. Noi ci vediamo sabato prossimo alle 12.45 su 7 Gold come prima uscita. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube Ercole TV. Ciao a tutti.